Di nuovo in diretta dal Dele Alpi, 0-0 il primo tempo tra Juventus e Lecce, con una Juventus che ha provato a aggredire i pugliesi, lo ha fatto a tratti a buon ritmo, a tratti invece con qualche difficoltà, soprattutto nel movimento senza palla, pochi suggerimenti quindi dal centrocampo, ma non è colpa solamente dei portatori di palla, è anche colpa tra virgolette di chi non riesce a smarcarsi, cioè a creare delle possibilità di passaggio. Ecco le statistiche del primo tempo, come vedete c'è un predominio deciso della Juventus, soprattutto per quanto riguarda i calci d'angolo e i tiri in porta, invece però con un solo tiro in porta ha creato un brutto pericolo per la Juventus, il tentativo di Maspero che ha deviato senza riuscire a impensierire però Peruzzi, che peraltro in un paio di occasioni è dovuto uscire alla disperata su attacchi in verticale del Lecce, che è sempre pericoloso quando riesce a saltare il centrocampo, a verticalizzare, ad andare in velocità. C'è movimento sulla panchina della Juventus, si stanno preparando in particolare Fonseca e Pecchia, sono due giocatori che potrebbero naturalmente dare qualcosa in più alla squadra. Da notare in particolare la tacchettatura di Fonseca, che testimonia ancora come il fondo sia abbastanza secco per il clima. Ecco qui, perfetto, il dettaglio della regia, una tacchettatura 13 che quindi dà garanzie, è una tacchettatura tra l'altro spesso preferita dai giocatori sudamericani. Ma vi ripeto, il fondo ogni tanto lascia qualche insidia, dà qualche insidia proprio perché particolarmente secco, poi però è stato bagnato, quindi in qualche zona magari ci può essere appunto qualche problema, anche se è in perfette condizioni. Ecco il possesso di palla della Juventus, 17 minuti contro gli 11 del Lecce, 17 minuti però spesi per lo più sulla tre quarti, tempo di gioco effettivo di 28 minuti e 24 secondi, che non è moltissimo, siamo circa un minuto e mezzo lontani dalla media della mezz'ora che voleva un tempo Casarin quando era ancora il capo supremo delle giacchette nere. Ora invece le cose sono cambiate, tanto è vero che si è arrivati al sorteggio. E del Lecce si può dire solamente bene in questo primo tempo, ha giocato molto raccolto, molto corto, seguito gli schemi voluti da Prandelli, gli schemi che tra l'altro l'ex allenatore della primavera dell'Atalanta segue da anni, schemi che si sposano a un 4-4-2 assolutamente tradizionale, con però questa novità di Maspero, praticamente mezza punta a sostegno del centrocampo quando si tratta di difendere, poi accanto a Palmieri invece quando si aggredisce, un po' se vogliamo la posizione che potevano avere uno Zola o un Baggio in uno schieramento classico alla Sacchi. Sacchi poi provò anche a spostare questi uomini di grande estro sulle linee di centrocampo, però perdeva un po' in fase difensiva e quindi poi si venne a creare il problema dei trequartisti nel 4-4-2, un problema che invece ha brillantemente risolto Lippi fin dalla passata stagione nella Juventus. Ha inserito Zidane, che per altre caratteristiche del tutto particolari, Zidane è in grado di coprire perfettamente sul centrocampo, scala quindi sulla linea nel 4-4-2, si presenta però pericolosissimo quando riesce a giocare a ridosso delle due punte. Quest'anno poi, con questo attacco molto leggero, molto rapido, con Inzaghi che riesce a fare la sponda e poi andare subito girandosi, proponendo la verticalizzazione, ogni tanto Lippi sembra voler anche provare il 4-3-3, cioè allarga un pochino la posizione di Zidane, l'allarga sulla destra, la mette anche più avanzata, Inzaghi fa il puntello centrale, Del Piero e Zidane giocano sulle due fasce un po' stretti rispetto alla posizione dei due centrocampisti, e questo naturalmente permette più inventiva sulla tre quarti, fa perdere però secondo me un po' di caratteristiche a Zidane, che invece è insidiosissimo proprio quando parte centralmente. Sono equilibri comunque che la Juventus sta cercando, ha cambiato anche gioco rispetto allo scorso anno in parte, cercando di sfruttare proprio le caratteristiche dei suoi nuovi attaccanti, che sono attaccanti dinamici, non invece forti fisicamente come poteva essere Vieri. Si è molto parlato dell'assenza di Vieri, che ieri è esordito non benissimo per la verità nella Liga contro il Real Madrid con il suo Atletico, molte occasioni sbagliate dall'ex attaccante della Juventus, che però si sa però per il suo tipo di muscolatura ha bisogno di un po' di tempo per entrare al massimo della condizione. Questi sono i tifosi del Lecce, alcuni arrivano, lo vedete, dal nord Italia, altri invece direttamente dalla Puglia. È un momento importante per il Lecce, che mai avrebbe sperato al momento della retrocessione clamorosa in Serie C di due stagioni fa di poter ritornare in così breve tempo in Serie A. Invece il lavoro della nuova dirigenza
Gli investimenti soprattutto hanno regalato alla Puglia un Lecce straordinario nel primo anno di Serie C, straordinario anche nella prima parte della passata stagione in Serie B. Poi la squadra di Ventura ha avuto un piccolo calo, ma alla fine si è ripresa ed è riuscita ad arrivare nelle prime quattro posizioni utili per il passaggio in Serie A. Sono curioso di sapere Lippi cosa dirà a Pecchia, sta spiegando la posizione in campo. Pecchia ha una caratteristica particolare come centrocampista: partendo da sinistra riesce spesso a inserirsi negli spazi. Proprio questo suo tipo di movimento potrebbe essere molto utile alla Juventus nel secondo tempo. Entrerà da subito Pecchia, l'avete visto praticamente già cambiato. Non so se vorrà utilizzare anche immediatamente Fonseca Lippi oppure attenderà magari il proseguio della gara, ancora qualche minuto. Per la verità né Del Piero né Inzaghi hanno demeritato. Del Piero è sembrato un po' fuori dalla manovra, un po' indispettito il pubblico anche quando ha continuato a cercare duello uno contro uno. Tra l'altro sta giocando dalla parte di Sakic, che è sicuramente il migliore del Lecce ed è tra l'altro la miglior sorpresa di questo inizio di campionato per i pugliesi. Si è disimpegnato benissimo sulla fascia destra, ha giocato anche con grande autorità, un paio di anticipi straordinari su Dimash hanno permesso anche altrettanti contropiedi proprio dei pugliesi. Facce un po' lunghe nella Juventus, qualcosa non ha funzionato probabilmente nel primo tempo, ha funzionato però il Lecce. La Juventus peraltro ha già dimostrato proprio nella Supercoppa che nella ripresa è in grado di cambiare passo, di cambiare ritmo. Si era parlato invece di un calo fisico al momento del trofeo Berlusconi per la Juventus, per un secondo tempo che aveva visto il dominio dei rossoneri, ma c'erano stati carichi di lavoro diversi dettati da Ventrone, responsabile della preparazione atletica bianconera, perché alla Juve interessava tutto sommato arrivare in buona condizione alla Supercoppa con un trofeo importante in palio. Così è stato, infatti poi proprio alla distanza con il Vicenza è riuscita la Juventus ad uscire e a risolvere la partita con una doppietta di Inzaghi e con un gol anche di Conte. Scambio di complimenti tra Lorieri e Fonseca, i due hanno giocato assieme nella Roma. Per tutti e due un'esperienza non fortunatissima, quella giallorossa. Lorieri era arrivato a Roma per giocare da titolare, poi invece si era ritrovato riserva con Cervone in porta, uno dei tanti problemi della Roma legati al numero uno, visto che praticamente ne ha avuti per un periodo anche in questa stagione sotto contratto 6. Riparte la Juventus che ha mantenuto, che ha cambiato solamente un uomo, è entrato in campo Pecchia. È uscito Di Livio, eccolo Pecchia che cerca subito la verticalizzazione per Inzaghi, il pallone al limite dell'area di rigore, Conte non lo trova, allora può ripartire Lecce che invece mi sembra non abbia sostituito nessun uomo, quindi sta giocando con Lorieri in porta, Sakic, Viali, Cipriani, Annoni, la linea di difesa. Attenzione a Palmieri intanto che aggredisce Montero, ancora indietro per Peruzzi, ogni tanto Montero un po' di difficoltà contro il pressing di Palmieri. Rossi, Piangerelli, Mancuso, Casale, la linea di centrocampo del Lecce, Maspero e Palmieri le due punte, Maspero però che gioca più che altro da trequartista. Del Piero cerca la verticalizzazione subito per Pecchia, prova la traversione Pecchia, chiuso da Sakic, c'è calcio d'angolo per la Juventus, Pecchia mancino naturale da quella parte, potrebbe mettere in difficoltà il Lecce, ha provato a far giocare prima di Livio poi Conte a sinistra senza risultati eclatanti Lippi, allora ha voluto la sostituzione, fuori di Livio, dentro Pecchia, calcio d'angolo per la Juventus, va Del Piero, palla tagliata sul secondo palo, troppo, si perde direttamente sul fondo. La Juventus sta giocando con Peruzzi in porta, Birindelli, Ferrer, Montero, Dimash in difesa, Conte, Deschamps, Zidane, Di e Pecchia a centrocampo, Del Piero, Inzaghi di Conte. 1:16 nel secondo tempo, 0-0 tra Juventus e Lecce, rinvio di Lorieri. Ha ripreso schieramento consueto la Juve, rombo di centrocampo e due punte larghe. Palla di Deschamps di testa, comoda la chiusura di Cyprien che sta giocando con discreta disinvoltura. Poi Ferrara, Piangerelli subito in verticale per Palmieri, cercato in continuazione dal centrocampo del Lecce nello scatto lungo. Poi il pallone ancora controllato da Cyprien che ha rischiato da ultimo uomo, alle sue spalle c'era Del Piero. Annoni in verticale per Casale. Buon lavoro di Casale che riesce a trovare un varco, serve ancora Mancuso, lotta Mancuso, viene fermato però. Indietro poi il pallone di Montero, accende un sigaro Lippi. Dimash per Deschamps,
palla a sinistra per Pecchia, chiusura ancora di Sakic, chiedono due Sakic, Rossi, Sakic non è potuto andare, fermato dall'opposizione con il corpo, in body check quasi da Dimash, ancora Sakic, messo giù, calcio di punizione, secondo me Sakic è il migliore in campo, palla in verticale, Palmieri, prova ad andare via, cerca la conclusione al volo di destro, difficilissima, avrebbe dovuto incrociare con l'esterno per cercare il palo alto, Checco Palmieri, palla sul fondo, già battuto senza problemi Peruzzi, l'apertura ancora a cercare il trentenne Barese, arrivato però a far fortuna a Lecce, amico di Garzia, tra l'altro Garzia leccese gioca a Bari, invece lui è Barese, gioca a Lecce, palla verso il centro, prova a mettere pressione agli avversari, Conte ce la fa, Birindelli poi tocca, mette il fallo laterale, rimessa in gioco ancora per il Lecce. Casale ricomincia Dannoni, preoccupato dall'arrivo di Inzaghi, un centrocampo per Maspero che fa viaggiare bene a sinistra Casale, dalla parte opposta c'è Rossi, stringe Palmieri, arriva Palmieri, va dentro Maspero, Palmieri non riesce a servirlo, era buona l'iniziativa di Maspero che aveva trovato un varco interessante, il tocco di Pecchia, l'anticipo di Del Piero, viene preso bene da Viali, c'è rimessa laterale con le mani di Dimash, Deschamps, il tocco di Del Piero, Zidane, limite dell'area di rigore, cerca la verticalizzazione, chiuso Piangerelli, lascia scorrere Annoni, Casale in difficoltà sul pressing di Zidane, qua però ce la fa, ancora Casale, centrale, tocco di Mancuso, Toni con Lecce, fallo di Pecchia a centrocampo, vantaggio Sakic, prova ad andare Sakic, slalom di Sakic che poi cerca una conclusione impossibile dalla tre quarti, ha ricominciato Piangerelli, Maurizio Rossi cerca l'uno contro uno, lo aggredisce Dimash, Rossi fuori per Maspero, morbido il sinistro di Maspero, facile la lettura per Montero, prova a ripartire Deschamps, il tocco è per Del Piero che fa la sponda per Zidane, ancora Deschamps, si allarga Conte, si allarga ancora di più Inzaghi, servito, sovrappone Conte a destra, l'avete visto sfilare, ancora Inzaghi per linee centrali, si fa vedere Deschamps sulla fascia sinistra, rientra, è pronto al traversone, basso, toccato da Viali, sempre però Didier Deschamps, Zidane, doppio passo di Zidane che va via con grandissima eleganza in surplus, nascondendo il pallone, il cross, Lorieri con i pugni, arriva Conte, limite dell'area sinistro, Cipriani, poi Viali con difficoltà, però c'è il gioco pericoloso di Del Piero, secondo me, calcio di punizione, guardatura per Alex Del Piero, sembra tranquillo Borriello, ecco il replay, sì, è andato alto con la gamba Del Piero in anticipo, calcio di punizione dunque per il Lecce con Lorieri, una buona opportunità creata da Zidane che ha letteralmente disorientato la difesa del Lecce con un paio di finte di corpo ubriacanti, ecco il riassunto in alto a destra, sesto minuto in corso, 0-0, rinvio di Lorieri, Ferrara, palla per Conte, anticipo però di Annoni, poi il pallone per Del Piero, arriva Viali, Del Piero uno contro uno, è la sua giocata, si ferma poi, pubblico protesta, Del Piero decisamente sotto tono, in verticale il suggerimento per Montero che si fa andare via, Palmieri, Palmieri sta per entrare in area di rigore, ancora Palmieri a tu per tu con Peruzzi che salva, clamorosa occasione per il Lecce, ma direi due insufficienze gravi per adesso nella Juventus, Del Piero e Montero che per la terza volta si è fatto scappare Palmieri su una verticalizzazione, San Peruzzi ha salvato la porta della Juventus, ora Zidane prova a rientrare, pallone per Dimash, ecco il traversone sul secondo palo di Dimash, ancora Del Piero che si impegna questa volta nel tentativo di raggiungere un pallone difficile, meriterebbe questa volta applausi proprio per la grinta, anche se il pallone si perde in fallo laterale, c'è rimessa in gioco ancora per il Lecce, il pubblico giallorosso naturalmente che si è esaltato per l'occasione precedente di Palmieri, poteva essere veramente importanti. Il controllo di Montero, allarga per Dimash, Deschamps,
si defila Zidane sulla fascia, eccolo ancora contro Sakic, non è passato nessuno da quella parte. Nenad, Sakic, prova ad andare via, ancora, semina due uomini, sempre lui, Sakic, centrale il suggerimento per Palmieri, 1-2, Sakic in area di rigore, vuole coordinarsi per il destro, sul fondo, straordinario, Nenad, Sakic. Prandelli è soddisfatto, le due occasioni di questo secondo tempo per adesso sono state del Lecce. Zidane, Inzaghi. Ora deve rispondere la Juventus, che ha nelle corde naturalmente il cambio di ritmo, il cambio anche di tendenza della gara. In tribuna Viali senza troppi complimenti, non arriva in tribuna perché alza un campanile altissimo. Fabio Pecchia con le mani per Zidane, vuole cambiare lui la partita, il tocco è per Del Piero che si gira. Inzaghi in area di rigore, ancora Inzaghi non riesce a girarsi a tempo, poi Pecchia cerca un corridoio impossibile, facile Lorieri. 8 minuti 15 secondi, 0-0 tra Juventus e Lecce. Casale, palla ancora per Palmieri, questa volta interviene con buona scelta di tempo Montero, è costretto però a mettere un fallo laterale. Continuano le leggere difficoltà di Montero contro Palmieri, va detto che due centrali, Montero e Ferrara, ogni tanto sono stati colti un po' impreparati da queste verticalizzazioni, ma in genere quando la difesa viene aggredita così in verticale, colpa tra virgolette anche un po' del centrocampo. Nuovo traversone verso il centro, prova ad andare di testa Rossi, c'è fuori gioco di Palmieri, è schizzato troppo presto al di là delle spalle dei difensori Palmieri, giusta la segnalazione del guardalino. Pecchia allarga per Inzaghi, al centro va Del Piero, si fa vedere anche Zidane, pallone per Dimas. Pecchia lascia scorrere, ancora Pecchia, Rossi, tocco per Maspero, protegge il pallone sull'aggressione di Dimas. Sakic si permette un dribbling su Del Piero con tocco d'esterno, corridoio centrale per Rossi, prova ad andare ancora Rossi, fermato da Pecchia, aveva protetto il pallone Rossi, fallo su di lui, calcio di punizione, si rialza Vincenzo Rossi. Calcio di punizione per Sakic, questa volta chiede troppo al suo destro, ha cercato un esterno impossibile, uscire per Maspero, allora può ripartire Deschamps, suona la carica Conte, dentro ancora per Deschamps, chiede l'1-2 a Del Piero, Deschamps, Del Piero si gira, cerca la conclusione, Del Piero sul fondo, c'era Deschamps liberissimo però a sinistra, si è liberato bene però Del Piero, ha cercato la soluzione personale. Eccolo Del Piero, rientra ancora sul destro, questo è il suo tiro, cerca l'interno, la palla schizza, Lorieri forse era battuto ma il pallone si perde subito. Ancora il replay del pallone che sfila via con Lorieri che forse non sarebbe riuscito a intervenire. Viali, spinto alle spalle dal Piero, va giù Viali, calcio di punizione per il Lecce. Ha battuto Cipriani, ha cercato Annoni. C'è un movimento ancora sulla panchina della Juventus. Palla in verticale, potrebbe entrare Amoruso. Poi si lotta a centrocampo, riesce a tenere il pallone Ferrara. Conte lo difende ancora sull'aggressione di Mancuso, c'è altro calcio di punizione per la Juventus, pronta la sostituzione, sta per entrare un altro pugliese, Nick Piedecaldo, viene chiamato nello spogliatoio, Nicola Amoruso. Deschamps si defila Pecchia, visto uno contro uno di Pecchia, rientra sul destro, poi però con il sinistro per Conte, per Dimas, il traversone a cercare Del Piero. Conte, altro cross, verso il centro, vuole il colpo di testa Inzaghi, viene chiuso però, poi Dimas forse con un braccio, Piangerelli, arriva Palmieri contro Montero, Montero lascia scorrere, poi se la cava con il suggerimento a vantaggio di Birindelli, cambia tutto per Deschamps, pronto a entrare anche Pessotto. Zidane, tocco per Deschamps, sinistro. Ma con questi traversoni è favorito il Lecce, anche perché la Juve non mette in campo centimetri davanti, il suo è un attacco che funziona soprattutto quando la palla arriva in verticale breve per sfruttare l'agilità di Inzaghi e Del Piero.
Piangerelli prova a mettere un po' d'ordine, buono il suo dribbling, ma è tornato Deschamps. Ora la Juve è aggressiva sui portatori di palla avversari. Ecco Pecchia che tocca centralmente ancora per Zidane, che vuole un po' di spazio. Zidane in area di rigore, sinistro morbido sul secondo palo, Lorient. Con Amoruso i centimetri arrivano, tra l'altro Amoruso con grande disciplina peraltro ha fatto presente che lui sta migliorando nel gioco aereo, che quindi potrebbe anche avere la possibilità di trovare posto di squadra più spesso. Zidane, palla per Del Piero che è in fuorigioco, abbastanza netta la posizione di offside di Del Piero, che credo sia il candidato a lasciare il posto a Nicola Amoruso. Ecco la sostituzione della Juventus, esce Montero ed entra Pessotto. Sostituzione secondo me dettata proprio dalle difficoltà in velocità di Montero sulla pressione di Palmieri. Poi esce Del Piero ed entra Amoruso. Ha letto Marcello Lippi la difficoltà di Montero su quelle chiusure, sulla rapidità, e allora vuole un uomo più rapido proprio per evitare che Palmieri combini scherzi, come ha già rischiato di fare un paio di occasioni. Ed ecco l'altra sostituzione, dentro Amoruso e fuori Del Piero. Ferrara centrale con Birindelli e Pessotto a destra sulla fascia. E tutti i giocatori veloci, Pessotto, Birindelli e Dimash. Lorieri, Deschamps, colpo di testa per Amoruso, Inzaghi, i due giocano sulla stessa verticale. Amoruso di forza in mezzo a due uomini, ancora Amoruso prova a cambiare piede, viene messo giù, calcio di punizione in zona Zidane. Un po' lontani forse dalla porta di Lorieri, ma centrali. Zidane però non prende responsabilità per il momento, si allontana. Deschamps allora vicino al pallone. Ferrara che sistema il pallone per un attimo. Birindelli invece poi si avvicina per battere. Lorieri controlla i tre uomini in barriera. Zidane vicino al pallone, anche Birindelli che ha una buona conclusione dalla distanza, non precisissima però. Potrebbe andare Zidane, sono in una buona posizione se si vuole calciare dalla parte della barriera. Va proprio Zidane, il tocco è morbido, invece colpo di testa di Ferrara. Lorieri con una mano, male, se la cava poi Lecce. Casale prova a girarsi, aggredito Casale ancora, all'indietro, rinvio, preda però ancora della Juventus con Zidane. Buon momento ora della Juve, tocco dentro di Zidane, Amoruso sul secondo palo, prova a far proseguire Pecchia che non si può coordinare. C'è rimessa dal fondo per Lorieri, si arrabbia un po' Pecchia ma il pallone era troppo alto, era impossibile coordinarsi per cercare la conclusione. Pronto a battere Lorieri, di testa di Deschamps, poi il pallone girato da Viali in verticale, il suggerimento ancora per Palmieri, Birindelli in chiusura, Pessotto. Deschamps aggredito, si libera benissimo del pallone, 1-2 con Conte, ancora Deschamps fronte alla porta, il tocco per Zidane, si allarga Pecchia, azione tutta di prima della Juventus, c'è Inzaghi al centro, Pecchia arriva al traversone un po' corto, Viali non arriva, Cyprien sì. Dimash, Zidane condotta benissimo l'azione della Juventus nell'occasione precedente, mancato forse proprio l'ultimo passaggio. Zidane, Pessotto accompagna a destra, dentro ancora per Zidane che scodella, Cyprien in anticipo su Amoruso che era nei pressi, poi arriva Inzaghi, va giù contro Casale, non c'è fallo, Casale allontana, cerca ancora l'inesauribile Palmieri, aggancio volante di Palmieri. Buona lettura di Birindelli, Ferrara, Dimash. Il tocco è per Deschamps, Dimash ancora. Chiusissimo il Lecce ora, tutto sulla tre quarti, 4-4-2 serratissimo, palla dentro ancora Cyprien di testa che allontana. Riesce a toccare Maspero, 1-2. Ancora Maspero che apre per Piangerelli. Maspero riesce ad allontanarsi da Pecchia con una buona giocata di sinistro, Pecchia lo mette giù, calcio di punizione. Quadratura sempre per Borriello, Piangerelli, Maspero con il destro, Rossi, Maspero,
cerca uno spazio, Maspero viene fermato, la rimessa laterale per la Juve, l'ultimo toccare è stato Zidane, la rimessa laterale per il Lecce, l'ultimo toccare è stato Zidane. Prandelli chiede un cambio forse a centrocampo, Rossi non tiene il pallone in campo. Ancora con le mani, la Juve, la stessa posizione di Masch. Amoruso. In fuorigioco Inzaghi, fuorigioco di un paio di metri, Inzaghi era partito troppo presto. Non è stato attento al movimento della difesa, è andato dentro quando la difesa saliva, quindi al momento del suggerimento era già parecchio al di là della linea. Quadratura ancora per Lippi, mantiene la calma, anche se se ne sono andati 18 minuti nel corso del secondo tempo, Juventus è ancora inchiodata sullo 0-0 in casa contro il Lecce. Tocco di Deschamps, Inzaghi, Zidane, Lecce che non va sottovalutato però perché si è vista in campo una squadra ben organizzata. Birindelli, sale anche lui, corridoio centrale per Amoruso che gira subito per Zidane, buono il tocco di prima per Deschamps, corridoio centrale poi ancora a cercare un inserimento, Cyprien ha chiuso, Casale, Palmieri posizione regolare perché nella sua metà campo, ha recuperato appena in tempo Birindelli, Ferrara, Dimash, Conte prova a cambiare tutto, fallo di Inzaghi che ha trattenuto l'avversario, calcio di punizione. Di no con la testa, Inzaghi ma strattonato nettamente Annoni. Vedete che lo tira via facendolo girare, tra l'altro causando anche uno scontro con Cyprien, calcio di punizione, sta per essere battuto da Lorieri. Palla alta, colpo di testa a favore di Mancuso che fa proseguire Maspero, un po' ortodosso il tentativo di Maspero. Dimash comunque con calma, già ricevuto da Peruzzi, ricomincia da Ferrara. Conte che ora è passato a sinistra, ancora invertiti, due esterni di centrocampo, Pecchia invece è passato a destra. Ferrara, ecco Pecchia, arriva a destra al sostegno di Pessotto. Va a far movimento Amoruso, servito, uno contro uno di Amoruso, arriva ancora Pessotto, Amoruso cerca attraversone con il sinistro sul secondo palo, colpo di testa di Conte, palla allontanata da Viali, un po' di caos, Sakic. Rimessa in gioco ancora per la Juventus, il pubblico prova a spingere ora, la Juve deve cambiare ritmo, Ferrara con le mani. Lo scambio, chiatacce da una parte della panchina del Lecce, si fa vedere ancora Pessotto per la Juventus, tocco sbagliatissimo per Pecchia, un po' di fischi, rimessa laterale per il Lecce. L'esultanza che sentire naturalmente per il tracollo momentaneo dell'Inter, gol di Hübner, 1-0 per il Brescia a Milano. Palla in profondità di Ferrara, Cyprien arriva ancora in alto, poi però Zidane vuole girarsi, è pronto al traversone, calcio d'angolo. Mantiene costante la pressione la Juventus che ha giocatori in grado di cambiare da un momento all'altro la partita, farla girare nella giusta maniera. Queste sono le partite poi che possono anche segnare la stagione, anche se siamo solo all'inizio, perché sono proprio le partite più difficili da sbloccare. Calcio d'angolo verso il centro, Cyprien. Prova a toccare Pessotto, che allarga ancora per Zidane, è pronto a traversone, Zidane, secondo palo, Lorieri non arriva! E c'è un salvataggio di Sakic sul tentativo di Ferrara. Certo che Lorieri ha dimostrato diverse pecche sull'uscita alta, non ha mai bloccato un pallone, non è affatto migliorato in quel fondamentale. Calcio d'angolo per Zidane. Palla tagliata sul primo palo, ancora Zidane, vuole rientrare per il traversone, Zidane, torna sul sinistro, uno contro due, sempre lui, Zidane, il cross verso il centro è pericoloso, Maspero, si fa vedere in profondità Casale, Maspero cerca la battuta lunghissima per Palmieri, il retropassaggio di Birindelli è un po' corto,
Peruzzi con grande calma. Allora Deschamps vuole cambiare ritmo per la Juventus. Il tocco è subito in profondità per Zidane, cerca l'aggancio, difficile Zidane, il pallone sfugge via, c'è rimessa laterale per il Lecce, qualche fischio che non merita Zidane, sicuramente uno dei migliori per la Juve. Quadratura ancora per Prandelli, teso, sarebbe un punto veramente d'oro quello conquistato la prima giornata a casa della Juventus. Rossi, Piangerelli prova a far proseguire Maspero, la palla invece si perde tra le gambe di Dimash che è pronto a riproporre. Arriva Birindelli, tocco laterale per Pessotto, un po' calato Palmieri, lo vedete camminare a centrocampo, ripeto il caldo si fa sentire. Pecchia, magari potremo vedere De Francesco nel finale. Prova Pecchia a cambiare passo, Zidane dentro per Inzaghi, il pallone filtra, lo controlla Sakic, preferisce la rimessa dal fondo. Ed è già pronto il rinvio, ancora Lorieri. Controlla il cronometro. Marcello Lippi, se ne sono andati 23 minuti, 23 secondi nel secondo tempo, 0-0. Lorieri. Tocco di testa per Maspero, la chiusura facile di Ferrara, poi il pallone per Inzaghi in area di rigore. Chiuso da Lorieri, tempestivo. Palla lunga ancora per Maspero che prova a saltare, Dimash poi però Piangerelli, Palmieri in fuorigioco. Salita bene la difesa della Juve, Palmieri invece ha diminuito la sua mobilità. Il tocco di Birindelli per Pessotto, si allarga Pecchia, al centro va Amoruso, Pecchia sul destro, pronto al traversone, basso, toccato senza problemi Piangerelli. Allora prova a ripartire Annoni per il Lecce, si fa vedere in profondità Mancuso, Annoni cambia passo. Cerca un po' di spazio, serve Rossi con velo di arbitro. Va in profondità Palmieri, posizione regolare, Dimash non controlla, Palmieri ancora in area di rigore. Non c'è nessuno in mezzo però, Palmieri deve rientrare tutto solo. Surplus di Palmieri che poi prova a servire in profondità Mancuso. Pallonetto di Mancuso, calcio di punizione in zona Maspero. Opposizione di Birindelli. Ecco Mancuso, Birindelli tocca il pallone con una mano e poi colpisce anche Mancuso involontariamente con un gomito. Attenzione perché Maspero è pericolosissimo da quella posizione. Proprio da lì, lo scorso anno, segnò con la Cremonese al Torino in questo stadio. Un giocatore che riesce a battere bene l'interno sinistro. Prandelli dà indicazioni, se ne sono andati 26 minuti nel secondo tempo, ora fischi per l'ingresso in campo della Lettiga elettrica. Mancuso è stato sfiorato dal gomito di Birindelli, non credo stia facendo scena. Cambiato molto Lippi, non tatticamente, cambiato uomini per cercare di dare un po' di brillantezza alla squadra. Fino adesso non è riuscito a cambiare ritmo. A disposizione ancora poco più di un quarto d'ora per cercare di risolvere una partita che comunque lui stesso aveva annunciato essere meno facile di quanto potesse sembrare in apparenza. Si dissetano intanto i giocatori, caldo, ripeto, è un elemento da tenere in considerazione. Ecco ancora il replay dell'occasione, vedete che Birindelli tocca con un braccio, entra scomposto, poi forse allarga l'altro. È certo involontario l'intervento, ma comunque diciamo che un minimo di malizia forse c'è stato. Pronto a battere proprio Maspero. Maspero e Casale sono due mancini, si avvicina anche Cipriano, ma questa è proprio la zona ideale per Ricky Maspero. Si è fatto vedere sia con la Cremonese, l'ha cresciuto, sia direi soprattutto con la Sampdoria. Si è piazzato una barriera che gli permette comunque di vedere la partenza del pallone. Attenzione perché Maspero colpisce in genere sul palo coperto dalla barriera, quindi quello alla sinistra di Peruzzi. Maspero va in genere da quella parte, Peruzzi è portiere forte nei due passi laterali, quindi in genere arriva, va Maspero da quella parte, trova la barriera, palla per Cipriani in area di rigore, nessun problema però per la Juventus. Esiste Lecce, ancora Maspero che gira a memoria di sinistro cercando un cambio di fronte facile, la lettura di Pessotto di petto all'indietro per Peruzzi, ce la fa Mancuso, pronto a rientrare malgrado il colpo. E ora può ripartire la Juve, ancora Deschamps che porta palla con più decisione da qualche minuto. Il tocco centrale,
troppo facile però per Viali, che sale, cambia passo ancora Viali, Palmieri, Viali non può servirlo perché Palmieri è un fuorigioco e lo è ancora. È salita con grande ordine la linea della Juventus, ha tenuto costantemente in fuorigioco Palmieri, non permettendo un contropiede che poteva essere mortifero. Allora Conte riprova subito per Amoruso. Amoruso punta l'area di rigore, lo aggredisce Sakic, non è mai passato nessuno dalla parte di Sakic. C'è stata una partita straordinaria. Palmieri parte dalla sua metà campo, ancora in posizione regolare, invece vecchia maniera in questo momento, malgrado il 4-4-2. Palmieri gioca proprio da punta classica, Inzaghi, palla all'interno dell'area di rigore, il tocco di Inzaghi sul fondo. Era la giocata classica di Inzaghi che chiude sul secondo palo sfruttando la grande rapidità di base. Ecco il pallone interno, vedete Inzaghi che si coordina, cerca il secondo palo, questo era il suo gol classico, segnato proprio così anche col Vicenza. E comunque Inzaghi conferma le sue doti all'interno dell'area di rigore, non bisogna mai lasciargli 20 centimetri, altrimenti diventa pericolosissimo. Prima munizione intanto Lorieri per perdita di tempo, in effetti stava impiegando moltissimo prima del rinvio, ora dovrà affrettarsi. Palla alta, il tocco di Rossi, arriva Deschamps, Conte vuole cambiare ritmo la Juve, ma Deschamps non riesce a fermare gli avversari. Allora arriva Rossi, posizione regolare in area di rigore, cerca il traversone, passo Rossi, l'anticipo di Peruzzi miracoloso, ancora una volta protesta Maspero per un intervento all'interno dell'area di rigore su di lui, prova a ripartire però Zidane, ora la partita sembra cambiare ritmo, c'è Conte dentro Amoruso, Conte preferisce Deschamps, arriva a sostegno Pessotto veloce a destra, è uscito Inzaghi, forse in questo caso non era utile il suo movimento. Pessotto, ancora per Deschamps, Inzaghi è andato subito dentro, Zidane vorrà rientrare sul suo destro, Zidane cerca di scodellare verso il centro, Viali ha messo fuori, ancora Deschamps però, il tocco è per Zidane, esterno per Conte che non riesce ad arrivare alla battuta, poi Pecchia fa proseguire, Pessotto, altro pallone nel mucchio, Sakic allontana, Palmieri come al solito, attorniato da avversari però, Maspero. Tocco sbagliato di Maspero, c'è Zidane, c'è anche Sakic a terra, signorilissimo Zidane, il pubblico non gradisce, ma questo è un gesto di grandissima sportività. C'era un giocatore del Lecce a terra, Nenad Sakic, colpito già da qualche minuto, che si teneva la fronte, allora si è fermato Zidane, secondo me merita grandi apprezzamenti per questa scelta estremamente sportiva, in vero stile Juventus. Rimessa laterale poi per la Juve perché alla fine l'ultimo tocco è stato di Maspero, può ripartire allora Zidane. Corridoio centrale per Conte che scodella. Chiusura e rinvio. Prova a ripartire ancora Birindelli. Altro tentativo centrale, chiuso già Sakic. Prova ad andare in profondità Palmieri, Sakic lo serve, lunghissimo, troppo questa volta. Ancora con i piedi, deve giocare Peruzzi. Che dà una tranquillità alla difesa veramente impressionante, fortissimo nelle uscite, fortissimo con i piedi, fortissimo anche fisicamente, un portiere veramente da rendimento altissimo, probabilmente il migliore del mondo in questo momento. Conte, tocca per Deschamps che vuole girare per Dimash, traversone di Dimash che cerca la testa di Inzaghi, forse spinto anche da Zidane, è andato fuori tempo Inzaghi. Segue però il pallone di fronte a Noni, vuole ricominciare da Pessotto, dentro c'è sempre Zidane, Pessotto per Deschamps, manovra girante della Juventus con il Lecce che ora è tutto chiuso sulla tre quarti. Deschamps ancora cerca il suggerimento centrale, l'anticipo ancora secco di Sakic, prova a ripartire Palmieri, corridoio centrale, ritardato il suggerimento di Palmieri, questa volta sbaglia clamorosamente, poi però vince il duello con Dimash. Fallo e calcio di punizione, era andato nello spazio Piangerelli, se Palmieri lo avesse servito Piangerelli si sarebbe trovato quasi a tu per tu con Peruzzi. Ammonizione intanto anche per Dimash che ha commesso fallo su Palmieri che era riuscito in qualche modo a saltare. 32esimo, sempre 0-0 tra Juventus e Lecce. Rossi senza fretta, non ha spazio, 1-2 con Maspero, troppo facile, poi però arriva la chiusura di Deschamps. Zidane si allarga Inzaghi, va dentro anche Amoruso, dalla parte opposta Pecchia,
Ecco il suggerimento per Amoruso, c'è spazio per Pecchia che non controlla bene di destro, si prende direttamente in fallo laterale. Con un modulo tutto sommato moderno, tra virgolette, il 4-4-2, Prandelli ha inserito comunque dai suoi grandi maestri, Trapattoni in particolare, degli elementi antichi. Questo Cipriani è un centrale che gioca proprio alla vecchia maniera, anche palla in tribuna, così come Viali, e Palmieri è una punta stile ultimo Altafini, sempre pronta al contropiede, a pungere quando viene lanciato in verticale. Ora credo che Prandelli stia per far entrare in campo Cozza. Mas però ha cercato di guadagnare rimessa laterale, c'è riuscito, c'è sostituzione nel Lecce. Entra in campo Francesco Cozza, lo scorso anno al Cagliari, ed esce Ricky Maspero. Non cambia nulla tatticamente, uno è la sostituzione dell'altro. 23 anni, Cozza a 12 anni arrivò al Milan dalla Calabria. Poi ha cambiato moltissime squadre, Milan, Reggiana, Vicenza in B, Torino, Lucca. Boban dice di lui che è un fuoriclasse assoluto. Mazzone invece l'anno scorso spesso lo beccava perché lo considerava un po' montato. Lo pizzicava con il suo solito fare, Mazzone. È sicuramente un giocatore di talento. Pallone largo, vuole ricominciare la Juventus da Dimash. Intanto se ne sono andati 34 minuti, sempre 0-0 tra Juve e Lecce. Zidane vuole rientrare sul destro, proprio lui, Zidane, uno contro uno. Ancora Zidane, il colpo di tacco, palla direttamente in fallo di fondo. Dimash non è riuscito ad intervenire. Rimessa per Lorieri, inquadratura per Zidane. Definito negli anni passati il giocatore con i più begli occhi del campionato francese. Ci fu in Francia un sondaggio, allora lo soprannominarono Laurent Bécaud proprio per questo, Laurent Bécaud che era la splendida moglie di Humphrey Bogart. Palla dentro per Inzaghi in fuorigioco. Si arrabbia un po' Inzaghi, anzi si arrabbia molto stavolta. In effetti forse era partito in linea con la difesa. Calcio di punizione per Lorieri. Battuta profonda, interviene subito Cozza, due volte su Pecchia, Palmieri, è spinto da Ferrara che chiede scusa a Amoruso. Sakic lo ferma irregolarmente, calcio di punizione per la Juventus. Quadratura ancora per Nicola Amoruso. Deschamps, Conte, Pecchia, controtempo, non è al massimo della condizione, Palmieri in fuorigioco. Ultimo movimento perfetto di Ferrara, che è stato l'ultimo a uscire, lui che chiama fuori la difesa, Deschamps. Zidane cerca l'aggressione a sinistra, Zidane arriva al traversone, guadagna comunque calcio d'angolo. Pronto a battere proprio Zidane, tocco corto, sempre lui, palla deviata, Lorieri con un pugno, era un'altra insidia però. Eccolo Fabrizio Lorieri, continua a incitare i suoi, adesso il sogno del Lecce si fa più concreto perché siamo al 37esimo. Dimash cerca di rientrare ancora, Dimash Teixeira. Pallone centrale, cerca Pirindelli di spingere, tocco poi per Pessotto, prova ad andare via, Pessotto ancora, vuole insistere, rientra con il sinistro, traversone sul secondo palo, Sakic, in verticale per Palmieri, va Palmieri veloce, sempre defilato però arriva in ritardo, l'appoggio del centrocampo, aggredisce Dimash, Palmieri cerca la conclusione di sinistra, impossibile, poi arriva Deschamps ancora, cerca di mantenere Deschamps alto il ritmo della squadra, cerca di riproporre immediatamente, ora Amoruso, c'è Pecchia che va in profondità a destra, il servizio è per lui, Pecchia in area di rigore, si coordina al centro per Inzaghi, fuori, incredibile, c'è stato un salvataggio miracoloso, credo ancora di Cipriani. Ecco il pallone di Pecchia verso il centro, miracolo di Cipriani.
è riuscito in qualche modo ad anticipare Inzaghi, sembrava già fatta invece per Super Pippo. Calcio d'angolo per Zidane, palla tagliata, Lorieri ancora con i pugni. Insiste la Juventus che ha avuto forse la migliore occasione del secondo tempo un minuto fa. Dimash, Pessotto, Becchia, buono il suo inserimento precedente, cerca Zidane che mette giù, poi gira subito di destro sul fondo. È stato comunque l'uomo più presente dal punto di vista offensivo nella Juventus, Zizou Zidane. Sakic di forza su Zidane, ancora Sakic, non rischia neanche Viali, cerca in profondità Palmieri, trova invece Dimash, Deschamps, Zidane, Deschamps, duetto bello quello tra i due francesi, il suggerimento ancora per Inzaghi che rieta, se si prende Inzaghi in area di rigore, ancora super Pippo Inzaghi, 1-0, ed è veramente super Inzaghi nei 16 metri, 39esimo e Juventus in vantaggio. Ancora una volta straordinario Inzaghi, uno contro uno contro Cyprien, non perdona e mette dentro. Ecco il replay, guardate il rientro perfetto su Cyprien che prova anche a resistere, poi primo palo, straordinario gol di Inzaghi che si conferma punta importantissima nei 16 metri. Eccolo qui Inzaghi, rientra e poi fa secco Lorieri. Ancora il replay dello straordinario gol di Inzaghi. Palla, vedete, proprio a fil di palo. E Juventus in vantaggio. A conferma che poi alla fine giocatori come Inzaghi risolvono le partite anche da soli. Palla per Deschamps. Ora deve cambiare atteggiamento il Lecce che vedeva vicina la possibilità di un clamoroso pareggio a Torino. Invece poi ci ha pensato Inzaghi. Palmieri prova a rientrare, uno contro uno, ancora Palmieri in area di rigore, si libera, cerca il sinistro morbido per Cozza, non lo trova, la chiusura di Ferrara, prova a ripartire la Juventus. Ancora Inzaghi, tre gol nelle prime due partite ufficiali della Juve, non è poco. Si gira proprio lui, messo giù, calcio di punizione. Zidane gira per Deschamps, Zidane, Deschamps, Birindelli, Pessotto, rientra Pessotto, prova il traversone con il sinistro, palla messa fuori però da Cyprien. Pecchia, buono il controllo di Pecchia. Ora naturalmente per il Lecce è difficile cercare di cambiare l'atteggiamento che invece ha caratterizzato tutta la gara. Direi che la lettura migliore del momento attuale psicologico del Lecce è Palmieri, piegato in due vicino al centrocampo. Dimash, Conte. Dentro ancora per Amoruso, si fa vedere sempre Inzaghi defilato, pallone per lui, Inzaghi vuole mettere giù, controlla di petto, non ha spazio per girare, cerca Pecchia, colpo di testa ancora centrale, esce questa volta Sakic. Poi colpo di testa di Deschamps e il tocco di Cyprien in profondità. Casale cambia tutto, trova Rossi, aggredito in maniera vittoriosa da Conte, battuta in profondità poi per Amoruso, un po' larga, Amoruso prova con uno sforzo a tenere il pallone in campo, non ce la fa. Viali rimetterà con le mani, siamo al 42esimo, 1-0 per la Juve, risolto fino adesso, Super Pippo, Cyprien, Piangerelli, Rossi, fermato da Dimash, c'è Inzaghi ancora in campo aperto e in fuorigioco però, sì, è arrivato un attimo dopo il passaggio, Inzaghi era di spalle, non poteva vedere il movimento della difesa del Lecce che in effetti è salita al momento opportuno. Fuori gioco era netto, buona lettura del guardaline, Inzaghi infatti chiede scusa all'arbitro.
tocco di Cyprien, un po' sulle spalle la responsabilità del gol di Inzaghi, ma tenere Inzaghi da solo nei 16 metri senza raddoppio è difficilissimo. Fallo e calcio di punizione per il Lecce, fallo su Cozza, protesta Ferrara, sale Sakic. Sale anche Viali, William Viali, un buon colpitore, molto alto, grande movimento, tutti dentro, palla calciata direttamente verso la porta, poi toccata da Dimas, nessun problema per Conte. Va via Conte con Amoruso, aggredito sempre da Sakic che è una furia quando arriva sull'uomo, Amoruso con un po' di problemi verso Dimas, che cambia tutto con il sinistro, ancora Sakic. Può sfruttare il fallo di Rossi che ha spinto via Dimas, calcio di punizione. Pronto a battere Ferrara. Colatura per Dimas, Teixeira, direi buona la sua prova sulla sinistra, sufficiente. Pecchia, Inzaghi. Rientra Inzaghi ancora, lo chiude però Annoni. Lorieri. Cozza di testa per Palmieri. Arriva Rossi, riesce a mettere giù il pallone, Palmieri in posizione regolare. Poi un paio di tocchi, Deschamps che va giù. Ancora prova il Lecce quasi a percussione con Rossi, fermato Conte. C'è un giocatore a terra, Amoruso metterà probabilmente un fallo laterale, infatti è così. E a terra Dimas. Ultimo giro di orologio, 1-0 per la Juventus. Risolto proprio nel finale, per adesso Pippo Inzaghi. Si rialza Dimas, in alto il riassunto, vantaggio della Juventus, ultimo giro di orologio. Ora vedremo quanti minuti verranno concessi di recupero. Lippi intanto dà ancora indicazione alla sua squadra. Dimas è seduto, ha subito un colpo alla schiena, colpi dolorosi. Ora bisognerà vedere se sarà in grado di riprendere. La Juve comunque non può effettuare sostituzioni perché le ha già esaurite. Sakic invece restituisce il pallone alla Juve. Deschamps. Tocco in verticale. Prova a spingere ancora Pecchia. Dimas. Il tocco di Deschamps. Ferrara. Palla profonda di Birindelli per Conte. Mette giù Conte. Cerca Zidane. Conte a terra, Zidane però chiede 1-2, Inzaghi, palla dentro ancora per Zidane in area di rigore, secondo palo. Riesce a chiudere la difesa del Lecce sul tentativo ancora di Inzaghi. Buona la trama con Zidane, nello stretto vanno via benissimo i juventini. Sakic, corridoio esterno per Cozza, palla però in fallo laterale, rimessa in gioco ancora per la Juventus. È iniziato il 47esimo minuto. Con le mani di Dimas. Birindelli, ancora Birindelli, direi che ha funzionato la sostituzione voluta da Lippi. Birindelli più veloce, ha sofferto meno con Palmieri. Conte, anche perché Palmieri per la verità è un po' calato come naturale fisicamente. Deschamps, se ne va ancora Pecchia. Deschamps passa per Zidane, tiene palla la Juventus, siamo in recupero, pallone per Pessotto. Pecchia va via ancora, Pecchia cerca il traversone con il destro, la parte opposta arriva Conte, lotta ancora con Sakic che lo mette giù, calcio di punizione. Si arrabbia un po' Conte, si arrabbia anche Sakic. Si avvicina al pallone Zidane.
Intanto Zidane ha alzato la testa per vedere il tabellone, seguendo il mormorio della folla, e ha seguito la segnalazione della tripletta di Batistuta. 3-2 della Fiorentina sull'Udinese. Va Zidane, palla tagliata verso il centro, prolunga Conte, Lorieri la controlla facendola terminare sul fondo. 48esimo in corso, bisognerà vedere se il Lecce avrà ancora a disposizione, ma c'è ancora calcio d'angolo, però c'è stata una deviazione. Lorieri dà indicazioni alla sua squadra, ma il Lecce non è riuscito assolutamente a cambiare marcia quando la Juventus è passata in vantaggio, poteva sperare di tenere negli ultimi 5 minuti. Ha giocato comunque una partita estremamente positiva. Deschamps dentro ancora per Zidane, cerca attraversione sul primo palo, Antonio Conte, 2-0, ed è il terzo gol nelle ultime 3 partite per Conte. Grandissimo rientro nel calcio attivo di Antonio Conte. Eccolo sul primo palo, mette dentro, poi va a festeggiare all'inglese sotto la curva. Gol di Conte, Conte Inzaghi, un binomio che sta diventando significativo per la Juventus. Eccolo qui, Conte poi esplodere. 2-0 per la Juve, che risolve una partita che si era fatta difficile negli ultimi minuti, ma credo che sarà un po' la caratteristica della Juventus di questa stagione, non la sofferenza naturalmente, ma quella di poter risolvere le partite anche in momenti insperati, perché ha a disposizione dei giocatori assolutamente in grado di farlo, come Inzaghi, come anche Conte, che si fa vedere sempre di più sotto porta. Manda tutti sotto la doccia il direttore di gara, 2-0 dunque della Juventus in questo esordio in casa contro il Lecce. Lecce però che può trarre elementi positivi anche dalla sconfitta, ha tenuto benissimo direi per tutta la partita, ha ceduto solamente negli ultimi 5 minuti, lo vedete, dal 39esimo al 49esimo praticamente, ma non ha ceduto fisicamente, ha ceduto perché Inzaghi dentro l'area di rigore è un demonio, per tenerlo serve sempre un raddoppio di marcatura, quando un longilineo come Cyprien, un uomo alto, si trova uno contro uno con Inzaghi è veramente impossibile sperare di fermarlo. Infatti Inzaghi è rientrato con il sinistro, un tocchetto facile poi di destra, ha messo dentro un gol veramente straordinario. Direi che la Juventus ha messo in mostra le caratteristiche positive che già si erano intuite in Supercoppa e anche nel primo tempo contro il Milan, caratteristiche cioè di grande costanza nel gioco, di grande ordine e di grande equilibrio tattico. Ha messo però in evidenza anche qualche difficoltà quando si trova contro una squadra che chiude bene gli spazi, perché le soluzioni alternative non sono sfruttabili, come per esempio i traversoni. Inquadrata intanto la statistica di riepilogo, con i tiri in porta che sono migliorati per il Lecce, 3 soprattutto di Palmieri, però netto il predominio della Juventus offensivo, un predominio che si è fatto sentire nei minuti finali e che ha portato poi alla risoluzione finale della gara con le reti di Inzaghi e di Conte. Sarà interessante vedere anche la grafica del tempo, quella del tempo effettivo e del possesso palla. Anche nel secondo tempo la Juventus ha tenuto palla molto più del Lecce, ha provato a farla girare. Il Lecce per la verità è stato anche pericoloso con un paio di contropiedi, se n'è accorto infatti Lippi, che ha sostituito Montero in difficoltà con Palmieri, inserendo invece in campo Birindelli. Vedete, possesso palla straordinariamente a vantaggio della Juventus, 13 minuti sono moltissimi in più con la palla tra i piedi, ha cercato di farla girare, ha provato a trovare soluzioni con Deschamps, soprattutto con Zidane, poi però ha trovato il gol con la solita invenzione di Inzaghi. La Juve va bene quando va in verticale, quando riesce a giocare la palla di prima, quando cioè si affida alle caratteristiche principali del suo attacco, grande disponibilità a smarcarsi, oggi è mancato forse un po' di dinamismo da parte di Inzaghi, grande capacità a inserirsi negli spazi, grande velocità nei 16 metri, sono caratteristiche sicuramente mortifere quando soprattutto si riesce a far girare il pallone con ordine e quando si ha a disposizione un uomo come Deschamps, questo è possibile. Ecco il replay delle reti e questo è il gol dell'1-0, il gol di Inzaghi che era rientrato benissimo su Cyprien e poi era riuscito a calciare con l'interno destro. Questo invece è un gol classico di Conte, che è ottimo negli inserimenti, quando anticipa tutti, qui si mette sul primo palo, qualcosa non ha funzionato nella difesa,
e Conte ha potuto battere quasi indisturbato, mettendo a segno il gol del 2-0, 2-0 dunque della Juve, primi tre punti importanti in classifica, importanti soprattutto perché queste sono le partite che bisogna riuscire a sbloccare, la Juve è riuscita a farlo ed è riuscita a farlo bene. È tutto dal Delle Alpi, un saluto da Fabio Caressa, naturalmente l'appuntamento è con le nuove occasioni di più calcio.